Ciao bella. Che c'è? C'è sua cosa? Come aiuto? Non ti tocco. Non è paura. Voglio aiutarti, mi tocco. Cosa vuoi? Voglio aiutarti. Non voglio aiutarti. No. Che è successo? Che c'è? Che c'è? Che cosa c'è? Vieni qua, una mano. Non ti sei venuto bene, vieni. No. Non avevi paura di me. Vattene. Non voglio farti niente. Vieni. Non vengo a letto con te stasera. Ma non voglio venire a letto con te, non preoccuparti, sei veramente tu una cosa per l'altra. Non voglio fare se sono con te. No. Voglio solamente se mi ci aiutarti, vieni. Dimmi la verità, cosa vuoi? Non voglio niente, non voglio fare sesso, niente, non preoccuparti. Ti sento male. Ma non voglio. Lo chiamo qualcuno? Lo chiamo qualcuno? No. Sicuro? Sì. Ma sei sicuro? Non ti vede tanto bene. Se vai chiudo non c'è problema. Ma se sei venuto perché... Cioè, io sono sempre qui. Sì, lo so. Però ti prego, ora basta. Voglio stare sola. Vattene. Ma è successo qualcosa? Posso andare tranquillamente via? Allora la prossima volta tu sei sempre qua? Sì, sto qua. Sempre qui. Vabbè. Però ti prego, ora lasciami stare. Va bene, come vuoi. Se serve qualcosa? No, grazie. Posso lasciarti anche il mio numero, Va bene, io sto sempre qui. Se tu hai bisogno di qualcosa, io lavoro sempre qui, tanto sai. Ma tu stai capendo una cosa e un'altra. Io mi sono fermato dopo per fare sesso con te, perché ti ho visto che stavi male. Ma basta, ti prego. Va bene, come vuoi. Alla prossima. Scusa, davvero sei venuto per aiutarmi? Giura? Giuro. Giura che non vuoi. Non voglio farti del male. Giura che non vuoi venire a letto con me. Non voglio venire a letto con te, non preoccuparti, piacere. Vieni al passaggio. Sì, certo, perché no, vieni. Vieni piano, vieni piano. Ehi, faccio mi scada, ma come stai? Ma come posso mi scada? E che stavo faticando, che stai piccere? E che è? Oh! Agirate un poco, fate vedere. Oh! Sono bastardo. E che ne credo lì? Ti ritrovi, che ritrovati il grande amore, se credo lì. Lasciami! Si devo mettere a fare puttana! Ca, mi ha passato la mano a me!
Sì, mi spiega. Oh! Cioè sì, mi spiega. Ma quello ci vuoi? Cioè, non pensavo di nessuno ci vuole. Tu, Rao, salta zitto. Tu, Rao, si roba a me. Ma gira a casa, eh? Ma è mai a casa?
Ma state zitto. Belli. Che dici, oggi vuoi passare e andare con me? Va bene. Accompagnami. Accompagnami la ferrovia. Ferrovia? Non andare mai là a fare le pizze. Ma state zitto, accompagnami la ferrovia. Che a te che si sta buttando sta cadere. Oh! E ci cazzo da là sta conferenza! Cammina e state zitto! Come mai? Sai perché ti ho portato qua? Perché quando succhino i pensieri, sai che faccio? Me ne vengo a cavo, vengo a sto scuola. I pensieri mi sono fuori, si liberano. Mi sento una persona libera, mi dico la verità, come tutto quanto. Poi ti ho portato pure per un altro motivo. Perché nei tuoi occhi leggo che sta vita non va per te. Tu in fondo sei un buon uomo giù. Come mai hai cominciato a fare questo? In fondo è vero, a me non piace fare questa vita. Come mai hai cominciato a fare questo? Il destino mi ha servato a questa vita. Tutto è iniziato quando ero piccola, sono rossa. E i miei veri genitori mi obbligarono a tutto ciò. E all'età di 9 anni, sì, all'età di 9 anni che venni violentata per la prima volta. Poi dopo un paio di anni i miei veri genitori morirono e io fu adottata da una famiglia napoletana. Ma la mia vita non cambiò, anzi. Provai a lavorare in un bar, a fare una vita regolare, normale. Ma anche lì si approfittarono di me. E lì mi convinsi, sì, se è la mia vita. Non ho altre alternative. Ho continuato a fare questo. Che mi piace quando. E questo mi dispiace assai. Non puoi capire quando torni a casa con quella borsa di quelle persone che ne hanno approfittato di te. E neanche di una doccia per via. Bruttissimo. A me questa vita non piace. Posso cambiarla. Ora va. Tu. Anche a te, no? Vedo che hai cuore. Io pure tengo una bella storia. Pure io tengo una famiglia in merda, che comunque sono sempre stato gente in mezzo a me. E io mi ho già abituato a fare quello che facevano loro. Un giorno era a Piazza Carlo III. E mentre camminavo. E mentre camminavo da lontano intravidi la polizia e un sacco di gente che alluccava. Io subito mi avvicinai per curiosità. Curiosità invece non era, perché persone che stavano arrestando erano i genitori miei. Ma io dico basta a questa vita impossibile.
Così e solo me non si devono vergognare come me, che quando andavo a scuola mi domandavano che mansione svolge tuo padre. Io gli rispondevo sempre: mio padre è un imprenditore. Andavo in bagno e piangevo di rotto. No, le mie sorelle non dovranno preoccuparsi, perché da stasera mi occuperò io di loro. Da domani mi occuperò io di loro. Tu mi hai fatto rapire l'occhio. Con la tua presenza hai già capito che pure io non ho sopportato per questa cosa. Sono entrato in un meccanismo sbagliato. Però pure io volessi fare un mestiere normale come tutto quanto. Chi fa un barbiere? Chi fa il barista? A me per esempio piace cantare. E ci sta una canzone che mi è rimasta impressa. Una canzone che mi piace assai. Che fa. Parla di una storia che dice che. E non dramma c'è damma c'è ma. Si stamma vicina, potimma parlare. E parlando, quante cose si fanno sapere. Anche tu hai dei sogni. Sì. Anche tu hai una vita. Puoi sempre cambiarla. Non è mai troppo tardi. Vorrei cantare. La mia passione è sempre stato il canto. Provaci. Perché? Non hai mai provato a fare il cantante? Come sentire la canzone? Sì. Proprio questa qua che ti stavo dicendo poc'anzi. Così. E incontrammo c'è dammo c'amare, si stamma vicina, putimmo parla. E parlando, chi ha sbagliato si fa perdona. Viene qua e parlammo, si avimmo parla. Si fai male ad amici, io vuoi bene. Mi arisce da fiera, non voglio parlare. E parlando. Io un tempo non lo sa, ci aspetta. C'è che un raggio solo che mi può scaffare. L'anima va a mano, gli avvola se non riesce a fermare. E mi chiede ancora chi mi potesse fidare. Tempo non lo sa, ci aspetta. C'è che un raggio solo che mi può scaffare. L'anima va a mano, gli avvola se non riesce a fermare. E mi chiede ancora chi mi potesse fidare. Hai lasciato la tua infanzia, adesso hai paura. Tu resti solo in quattro mura. Puzza di piscio e segatura. La tua vita è una spazzatura. Cambiera, stai sicura, questa vita infame che